l'aria, l'atmosfera e la pressione atmosferica. In questo video capiremo cos'è l'aria, i vari strati che compongono l'atmosfera e cos'è la pressione atmosferica. Cos'è l'aria? L'aria è tutto ciò che ci circonda, dappertutto, dentro e fuori la nostra casa, a scuola, in giardino, per strada. Non possiamo vederla, ma possiamo sentirla quando soffia il vento o quando ci soffiamo il naso. L'aria è fatta di gas, come l'azoto, l'ossigeno e l'anidride carbonica. L'azoto è il gas più presente, l'ossigeno è quello che ci serve per respirare e l'anidride carbonica è quella che le piante usano per fare la fotosintesi. L'aria è importante per la vita sulla Terra. Senza l'aria, gli esseri viventi non potrebbero respirare e le piante non potrebbero crescere. L'aria protegge anche la Terra dalle radiazioni solari dannose e aiuta a mantenere il calore. Curiosità, sai che anche quando siamo nell'acqua siamo circondati dall'aria? L'aria è presente anche nelle profondità degli oceani, anche se è molto meno densa di quella che troviamo in superficie. L'aria che si trova nell'acqua è chiamata aria disciolta. L'aria disciolta è importante per la vita marina. Gli animali acquatici respirano l'aria disciolta nell'acqua attraverso le loro branchie. Le piante acquatiche, invece, utilizzano l'aria disciolta per la fotosintesi. L'atmosfera. La Terra è circondata da una grande massa d'aria chiamata atmosfera. L'atmosfera è divisa in diversi strati, che hanno caratteristiche diverse. Lo strato più esterno dell'atmosfera è l'esosfera. È molto sottile e le molecole che la compongono sono molto disperse. Lo strato successivo è la termosfera. È lo strato più caldo dell'atmosfera, con temperature che possono raggiungere i 1000 gradi centigradi. In questa zona si formano le aurore polari. Il terzo strato è la mesosfera. È lo strato più freddo dell'atmosfera, con temperature che possono raggiungere i meno 90 gradi centigradi. In questa zona si verificano le stelle cadenti. Lo strato successivo è la stratosfera. È lo strato che contiene l'ozono, un gas che protegge la Terra dalle radiazioni solari nocive. Lo strato più basso dell'atmosfera è la troposfera. È lo strato in cui viviamo e in cui avvengono i fenomeni atmosferici, come il vento, la pioggia e la neve. Curiosità, sai che le stelle cadenti non sono stelle? Sono in realtà piccoli frammenti di roccia o metallo che si scontrano con l'atmosfera terrestre e si incendiano cadendo. La pressione atmosferica. L'aria che ci circonda pesa. Il suo peso esercita sulla superficie terrestre e su tutti i corpi una pressione, chiamata pressione atmosferica. La pressione atmosferica non è sempre uguale. Diminuisce con l'aumentare dell'altitudine. Sulla cima del Monte Bianco, per esempio, la pressione atmosferica è molto bassa rispetto al livello del mare. Se la pressione atmosferica è bassa, il tempo è spesso umido e nuvoloso. Se è alta, invece, il tempo è spesso soleggiato. La pressione atmosferica si misura con un barometro. Imparare con le curiosità.